C'era una volta un uomo di nome Geppetto. Geppetto faceva il falegname e viveva tutto solo nella sua casa. Da un po' di giorni si stava occupando di costruire un burattino tutto fatto di legno, perché pensava che così forse non si sarebbe più sentito solo e forse qualcuno gli avrebbe fatto compagnia. Una sera, prima di andare a letto, guardò quel burattino che decise di chiamare Pinocchio e disse: «Quanto vorrei che tu potessi essere un bambino vero!» Dopo aver detto queste parole, Geppetto andò a dormire. Quella fu una notte veramente speciale, perché mentre Geppetto dormiva, ecco che all'improvviso apparve una fata bellissima, la fata Turchina, che disse: «Oh, Geppetto, tu sei sempre stato un uomo veramente buono, perciò io ho pensato di realizzare il tuo desiderio. Tu, Pinocchio, a partire da oggi potrai diventare un burattino vero. Io ti dono la vita». Ecco che all'improvviso Pinocchio iniziò a muoversi. «Oh, oh, cosa sta accadendo? Cosa sta accadendo?» disse Pinocchio. «Le mie gambe si muovono, anche le mie mani si muovono. Oh, io riesco ad alzarmi. Ma che cosa è successo? E tu chi sei?» disse Pinocchio alla fata Turchina. «Io sono una fata e questa notte ho realizzato il desiderio del tuo babbo. Egli voleva che tu diventassi vero, un burattino vero. Ma sarò burattino per tutta la vita? Potrò essere solo un burattino?» disse Pinocchio alla fata. «No, vedrai che se ti comporterai bene, potrai diventare un bambino vero.» «Ma», disse la fata, «chi è che sta facendo questi rumori? Sento uno strano rumore.» «Salve a tutti! Io sono il Grillo Parlante!» «Oh, Grillo Parlante!» disse la buona fata. «Che ci fai da queste parti?» «Io abito qui, nella casa di Pinocchio.» «Allora, io do un compito speciale a te, Grillo Parlante. Tu, a partire da oggi, sarai la guida di Pinocchio.» «Oh, che grande onore!» disse il Grillo Parlante. «Sarò la tua guida, Pinocchio, hai capito? Mi dovrai ascoltare ogni volta che ti dirò qualcosa. Mi dovrai ascoltare, Pinocchio, chiaro?» «Certo, Grillo!» disse Pinocchio. «Certo che ti ascolterò sempre!» «Tu, Grillo Parlante, sarai la coscienza di Pinocchio.» «E che cos'è la coscienza?» disse Pinocchio. «È la voce che parla al nostro cuore.» Così, all'improvviso, la fata Turchina sparì. «Oh», diceva Pinocchio, «che bello! Finalmente sono diventato un bambino vero.» Nel frattempo, Geppetto aveva sentito dei rumori e si era alzato dal letto. «Oh, ma chi sta facendo tutti questi rumori?
Chi è che fa tutti questi rumori? Si guardò intorno, ma non c'era nessuno. Ma, disse Geppetto, ho sentito uno strano rumore. Ciao, babbo, disse Pinocchio. Ma, chi è che ha parlato? Chi è che ha parlato? Disse Geppetto. Ciao, babbo, sono io, Pinocchio. Geppetto iniziò a guardare ovunque, ma non riusciva a capire da dove provenisse quella voce. Babbo, sono io, Pinocchio, il tuo Pinocchio. Pinocchio, Pinocchio, disse il babbo. Ma tu parli veramente. Oh, Pinocchio, tu parli veramente. Sì, babbo, la fata turchina ha fatto una bellissima magia. Ha fatto un incantesimo. E io ora posso muovermi, posso parlare, babbo. Oh, Pinocchio, che bello! Questa è una notizia meravigliosa, figlio mio. Che bello, figlio mio. Finalmente non sarò più solo. Potremo finalmente stare insieme per tutta la vita. Come sono felice, Pinocchio, come sono felice. Oh, babbo, anch'io sono tanto felice. Allora, Pinocchio, disse Geppetto, tu devi essere un bimbo come tutti quanti gli altri. Perciò, a partire da oggi, devi andare a scuola. Oh, che bello, papà! Ma che cos'è una scuola? Disse Pinocchio. È un posto bellissimo, dove si imparano tante cose, dove si può stare con gli altri, si possono conoscere nuovi amici. E poi ci sono dei maestri che vogliono tanto, tanto bene ai loro alunni, che ogni giorno insegnano loro qualcosa di veramente importante. Oh, papà, certo, voglio proprio conoscerla questa scuola e voglio conoscere i miei amici e tutti i miei maestri. Come sono contento, disse Pinocchio. Allora, Pinocchio, adesso io ti farò vedere dov'è la tua scuola. Mi raccomando, Pinocchio, vai dritto, dritto a scuola e non andare da nessun'altra parte. Non fermarti con nessuno. Va bene, Pinocchio? Certo, babbo, mentre Pinocchio, tutto felice, stava andando a scuola, ecco che all'improvviso incontrò due animali. Il gatto e la volpe. Ciao, disse il gatto a Pinocchio. Che ci fai da queste parti, tutto solo? Oh, veramente? Sto andando a scuola. A scuola, disse la volpe. Ma che scuola è scuola? Perché non vieni con noi? Noi stiamo andando a vedere uno spettacolo bellissimo, lo spettacolo di Mangiafuoco. Mangiafuoco? E chi è questo Mangiafuoco? Io non lo conosco, disse Pinocchio. Ah, devi vedere. È bravissimo, fa degli spettacoli stupendi, meravigliosi. Dai, perché non vieni con noi? Vieni con noi, forza, dai, vieni con noi, seguici. Ma io devo andare a scuola. Ma no, dai, ci potrai andare più tardi a scuola. Ci andrai dopo, non ti preoccupare. Dai, Pinocchio, forza, vieni con noi, seguici. Così Pinocchio decise di seguire il gatto e la volpe. Allora, tu dovresti essere Pinocchio, vero? Sì, io sono Pinocchio. Pinocchio? Il burattino. Sì, disse Pinocchio. Per ora sono un burattino, però ha detto la fata che se sarò buono potrò diventare un bambino vero. Chiaro, potrò diventare un bambino vero, quindi non sarò più un burattino. Un
bambino vero. Scusa la mia risata. Allora Pinocchio, nel frattempo, visto che non sei ancora un bambino vero, che ne pensi di ballare questa sera per il mio spettacolo? Lo spettacolo di burattini. Che ne pensi? Sì. Voglio ballare. Poi, ora che riesco a muovere le gambe, le braccia, il collo, tutto, certo che posso ballare Mangiafuoco. Certo, voglio ballare proprio per il tuo spettacolo. Ci sto Mangiafuoco. Allora, vieni con me, perché stasera ti farò danzare. Ed io nel frattempo mi arricchirò tantissimo. Quella sera Pinocchio si divertì tantissimo. Rideva, ballava, scherzava. Però a fine serata Mangiafuoco decise di rinchiuderlo in una gabbia e Pinocchio non poté ritornare a casa. Oh, povero me, disse Pinocchio. Sono rinchiuso in una gabbia. Mangiafuoco mi ha rinchiuso in una gabbia. Come farò? Io voglio tornare dal mio babbo. Hai visto Pinocchio? Hai visto che cosa hai fatto? Perché non sei andato a scuola? Tu dovevi andare a scuola, non hai ascoltato, dovevi andare a scuola. Non hai ascoltato il tuo babbo che ti ha detto che dovevi andare dritto a scuola. Vattene, grillo parlante, vattene, che cosa vuoi? Vattene, grillo parlante. Tu devi ascoltare me la prossima volta, chiaro? Non devi fare di testa tua, non puoi fare di testa tua, chiaro? Oh, la fata! Che cosa sta succedendo? Pinocchio, perché sei chiuso in una gabbia? Oh, fatina, oh, scusami. Pinocchio quella sera disse una bugia alla fata. Così, ad un certo punto, accadde qualcosa di strano al suo nasino. Oh, ma che cosa mi sta succedendo? Grillo, guarda il mio naso! Che cosa mi sta succedendo? Oh, Pinocchio, il tuo naso è diventato lungo! Oh, mamma mia, ci posso salire anche sopra! Oh, Grillo, io non lo voglio così lungo il mio naso. Perché il mio naso è diventato così lungo? Pinocchio, hai detto una bugia. Ricordati che quando dirai le bugie, il tuo naso si allungherà. Diventerà lungo. Oh, fatina, ti chiedo perdono. Scusami. Ti prometto che non ti dirò più bugie. Ti prego, fa tornare il mio naso come prima. Dai, Grillo, diglielo anche tu. Fa tornare il mio naso come prima. Va bene, però mi raccomando, Pinocchio, basta con le bugie. Ricorda, devi dire sempre la verità. Così la fatina fece di nuovo rimpicciolire il naso di Pinocchio e lo liberò da quella bruttissima gabbia. Così Pinocchio finalmente poté riprendere la strada per ritornare a casa. Ma mentre era lì, che era quasi vicino alla sua casa, ecco che all'improvviso incontrò un ragazzo di nome Lucignolo. Ciao Pinocchio, dove vai? Sto tornando a casa. A casa? Perché tu dove stai andando? E io sto andando in un posto bellissimo. Un posto bellissimo? E dov'è questo posto bellissimo? È il paese dei balocchi. Che ne pensi? Vuoi venire con me?
Ma no, io devo andare dal mio babbo, devo tornare dal mio babbo, disse Pinocchio. Non ti azzardare, Pinocchio, non devi andare con lui. Ti ricordi che cosa è successo con il gatto e la volpe? Non devi andare con lui, non devi andare con lui. E quello chi è? No, è il mio amico grillo parlante. Ma chi è quel grillo parlante? Caccialo via. Dai, Pinocchio, vieni con me. Vedrai che ci divertiremo tantissimo. È un posto bellissimo. Ma che cosa si fa in questo paese dei balocchi? Oh, vedrai, si mangia, si beve, si balla, ci si diverte. E poi non ti preoccupare, comunque potremo tornare a casa. Però potremo divertirci tantissimo. È un posto meraviglioso, è un posto incantevole. Dai, 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 vieni con me, Pinocchio. Ti ho detto di non andare con lui. Dai, vattene via, grillo parlante, disse Pinocchio. Vattene via, voglio andare a vedere che cos'è questo paese dei balocchi che dice Lucignolo. Così Pinocchio e Lucignolo si diressero verso il paese dei balocchi. Quella sera iniziarono a mangiare, iniziarono a bere, a fumare, iniziarono a divertirsi. Fu una serata spettacolare, però all'improvviso iniziò ad accadere qualcosa di strano. A Lucignolo iniziarono a spuntare delle brutte orecchie. Sembrava veramente un asino. E Pinocchio, guardandolo, gli disse: «Scusa, Lucignolo, ma che cosa ti sta spuntando?» «E-a! E-a!» disse Lucignolo. «Niente, che cosa dici?» «Ma ti stanno spuntando delle orecchie!» «Ia, ia!» «Ma non è vero, non è vero!» disse Lucignolo. «Sì, sì, sì, ti stanno spuntando delle brutte orecchie!» «E tu perché fai questo verso?» disse Lucignolo a Pinocchio. «Non è vero, che brutto! Oh, oh, ma che cosa ci sta succedendo? Che cosa ci sta succedendo?» disse Pinocchio a Lucignolo, tutto spaventato. Paese, è un paese bruttissimo, io voglio tornare dal mio babbo, voglio tornare dal mio babbo!» Così Pinocchio cercò di scappare, cercava una via di fuga. Ecco che all'improvviso fece un tuffo grandissimo nel mare, pensando di trovare lì la sua salvezza. Così Pinocchio si ritrovò sul fondo del mare, ma all'improvviso vide arrivare un'enorme balena, una balena grandissima che aprì la sua bocca e inghiottì Pinocchio in un solo boccone. Così Pinocchio iniziò a camminare nella pancia della balena. Dovete sapere, bambini, che Geppetto, il suo papà, siccome era preoccupatissimo perché non riusciva più a trovare il suo burattino, ecco che un bel giorno decise di andarlo a cercare anche in mare. Ma lì anche lui trovò questa enorme balena che lo inghiottì in un solo boccone. Ecco che Pinocchio e Geppetto quindi si ritrovarono nella pancia della balena. Pinocchio e Geppetto furono felicissimi di ritrovarsi, ma erano ancora lì, chiusi nella grande bocca della balena. Così trovarono insieme il modo per far starnutire la balena. Così, appena la balena starnutì, ecco che Pinocchio e Geppetto riuscirono ad uscire dalla sua bocca e furono finalmente salvi. Pinocchio e Geppetto finalmente poterono ritornare a casa. Da quel giorno Pinocchio diventò veramente un bravo bambino molto ubbidiente. Perciò la fata decise di realizzare il desiderio di Geppetto. Allora la fatina, con la sua bacchetta magica, decise di realizzare il desiderio di Geppetto. Finalmente Pinocchio fu trasformato in un bambino vero. Oh babbo, disse Pinocchio, guardami, sono un bambino vero. Oh figlio mio, che bello,
mio! Oh, Pinocchio! Disse il grillo parlante. Quanto sono felice per te! Sei stato veramente bravo e perciò sei stato premiato. Così, bambini, da quel giorno Pinocchio e Geppetto vissero felici e contenti.